Ciao! Allora, questo sarà il video sui prodotti migliori del 2011 per quanto riguarda il make-up. Vi farò una lunga carrellata sperando di riuscire a dividerveli in, diciamo, categorie. Appunto vi riesco a dire magari due cosine riguardo, ma comunque sono prodotti che sicuramente avete visto o in qualche mio tutorial o in qualche prodotti bocciati o review e quant'altro. Allora, inizio con i primer. Due sono i primer che ho e li adoro letteralmente. Uno è della Beauty SPA, si chiama My Emetic Primer, ed è appunto un primer veramente fantastico per quanto riguarda il viso, ovviamente. È un primer che ha una consistenza spettacolare, cioè è un gel in pratica, che però appunto andato a stendere fa rimanere la pelle secondo me splendida. Non si vede appunto, però la illumina leggermente, a mio parere, e appunto la stesura del fondotinto di quello che appunto si vuole applicare dopo è facilissimo veramente. Cioè io lo utilizzo veramente un goccino su tutto il viso, ma proprio poco, e riesco appunto a stenderlo su tutto il viso comunque, ed è molto 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 buono. L'altro è della Gauche, si chiama Velvet Touch Line Perfector. Questo punto me ne avete parlare sicuramente avete sentito parlare sicuramente tantissime volte. L'ho quasi finito, ha una consistenza leggermente diversa, è un po' più cremina. E effettivamente si sente che è più siliconico secondo me come prodotto, e anche la resa secondo me è leggermente diversa. Adesso come adesso amo di più questo. Ci sono però appunto periodi in cui mi piace di più questo. Sicuramente gli incidi tutti e due fa pietà, ma ovvio sono prodotti liscianti e siliconici, quindi. Poi per quanto riguarda invece i fondotinta, allora non posso non mettere questo prodotto, anche se appunto è stato usato solo nella ultima tre, ultimi 3-4 mesi dell'anno. Ecco, è il Comfort Matte di Deborah ed è spettacolare. Ora è tutto impiastricciato, scusate, l'ho utilizzato tantissimo e infatti sta quasi per finire. Comunque sono a più di metà. Questo è il numero 02, mi sembra, sì, True Beige. Secondo me veramente è un ottimo prodotto con una copertura media, ma secondo me è veramente molto buono, resiste tanto, l'ho già recensito più e più volte, l'ho già fatto vedere anche l'applicazione, non ho nient'altro da dirvi, è molto molto buono. Premetto che appunto avendo la pelle comunque senza problemi, senza grossi problemi, non ho bisogno di una grossa coprenza, quindi i prodotti che vi faccio vedere sono comunque tutti prodotti con una coprenza medio-bassa. Un altro prodotto che mi piace molto è il Face and Body della MAC, che è molto 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 blando come fondotinta, va semplicemente a coprire più che altro le discromie, più è uniformare l'incarnato più che a dare una vera e propria copertura, però mi piace tantissimo. La confezione è molto grande perché sono 120 ml, l'avevo anche acquistato a New York, quindi l'avevo pagato relativamente poco, però comunque vi ripeto, sono 4 volte un fondotinta normale, quindi non so quando lo finirò. E poi un altro che invece mi sta finendo e che ho rivalutato in quest'ultimo periodo e che mi piace da matti, perché sono andata a rivedere un video dove lo applicavo e quindi magari vi lascio il riferimento qua sotto. È il Super Balance Makeup della Clinique. È veramente molto molto buono, ha un effetto spettacolare. L'unica appunto nota negativa è che non ha applicatore, quindi questo a me non piace, però è veramente un ottimo prodotto. Ciprie, per quanto riguarda le ciprie, ne ho tre a dire il vero che mi sono piaciute molto. Una è la Skin Finish Mineralize Skin Finish di MAC, molto molto buona, ma non riesco a utilizzarla in questo periodo perché secondo me mi sbianca un po', perché è veramente molto chiara e quindi già sono bianca di mio e secondo me questa va a sbiancarmi solo di più, quindi non so come mai. Poi la High Definition della e.l.f., che però anche questo utilizzo con parsimonia perché se utilizzata troppo può dare l'effetto quello che sicuramente avrete già visto, tipo polverina bianca qua sopra.
oppure appunto sbiancare troppo. Mentre invece un giusto compromesso secondo me è questa della Miss Broadway, che mi piace molto perché secondo me oltre che essere una cipria è un po' come quella della MAC perché uniforme abbastanza l'incarnato, ha anche la sua spugnettina qua sotto il suo piumino che ora mi è caduto e il doppio specchietto. No, e lo specchietto, scusate, non È doppio. veramente un ottimo prodotto. Anche per quanto riguarda i blush, sono sempre tre. Allora, uno è questo della Skin 79, è il Perfect Color Art Designer, che appunto consiste in un blush cremoso, veramente molto bello, e in un illuminante. E questo appunto è un prodotto che ho utilizzato davvero tantissimo in quest'anno. Il Candy Floss della V7, che ha una colorazione molto chiara, ma che per quando uno non è troppo truccato, vuole dare solo un dono di colore, secondo me è veramente molto bello. Ed è questo color rosato. Questo invece è l'altro. E questo della NYX Rose Petal, il numero 01, un cream blush. E questa è la colorazione. Molto più, questo è quello appunto della Skin 79, quindi è molto più liquido come blush e comunque la colorazione è molto simile a questo, ma l'effetto è decisamente differente sulle guance. Correttori, per quanto riguarda i correttori c'è il correttore della Clinique L'All About Eyes, che è anche questo sto utilizzando prevalentemente in questo periodo perché prima non so, non riuscivo a utilizzarlo ed è appunto un correttore con una coprenza abbastanza altina, non mascherone, però secondo me molto buona se stesa in modo giusto ed è un correttore veramente molto buono che regge abbastanza. E poi ci sono due prodotti, uno di MAC che è il Select Moisture Cover, che è appunto un correttore fatto apposta per chi ha diciamo la zona delle occhiaie molto secche, quindi ha bisogno anche di una idratazione. Questo è il prodotto giusto perché appunto ha uno scovolino molto semplice, tipo lip gloss. Questa è la colorazione che ho, è comunque veramente molto semplice da sfumare e secondo me appunto va a steso qui, va a fare il suo lavoro, ecco. Un prodotto invece più low cost, che ha un effetto leggermente illuminante, è questo correttore liquido della Colors and Beauty. Anch'esso ha l'applicatore a spugnettina e anche questo qui mi piace molto perché ha un sottotono relativamente giallastro che ha un effetto anche leggermente illuminante. Poi, per quanto riguarda gli ombretti, ci sarebbe una lunga lista. Sicuramente quest'anno sono andata di matto per gli ombretti in crema. E, ad esempio, questi sono gli Stay All Day della Essence, che appunto uno è quello che applico o che ho su ora, che si stendono in veramente 2 secondi e fanno sì che comunque uno è leggermente truccato senza però fare chissà che. Anche questi qui sono veramente molto buoni, sono i Dreamers Eye Color, questo è della Maybelline, ad esempio. Poi ce n'erano anche due della Kiko. C'è questo che mi piace molto di Astor, che ha una colorazione un po' particolare e questo è fatto anche questo con la spugnettina. Questa è la colorazione, molto metalliche come colorazioni, quindi vanno un po' a illuminare l'occhio. Quelli sicuramente e sicuramente anche la palettina le palettine della Sleek, io ne ho due. Una è questa, l'original, che è tutta veramente impacioccata, scusate. E l'altra, ce l'ho di là, comunque è la Au Naturel, quella con i toni molto neutri. E sono secondo me due palettine molto belle. E poi comunque sicuramente anche le palettine da 270.000 colori, che ok, costano poco, valgono anche relativamente poco, ma se uno vuole quel colore specifico, lì riesce a trovarlo, ecco. Quindi alla fine non vado a bocciarle perché comunque a volte quando mi serve un colore un po' particolare sono andata a prenderlo poi lì. Come colori anche comunque come ombretti anche quelli di Inglot che ho utilizzato veramente tanto, il bianco,
perché secondo me è veramente molto pigmentato e sono veramente molto validi come colori. Forse adesso come adesso non sarei mai andata a prendere questi due, però appunto questo lo posso utilizzare anche come blush, perché comunque ha una colorazione molto aranciata e si può utilizzare anche come blush, e idem questo se dosato veramente con parsimonia. Sempre per quanto riguarda gli occhi, ah ecco, mi sono piaciuti molto questi per quanto riguarda proprio la formulazione, e nello stesso tempo anche i Jumbo Eye Pencil della NYX, che come base secondo me sono molto buoni. Forse sono migliori quelli della Kiko, anche se il bianco mi è stato veramente d'aiuto in tante occasioni, perché vado a stenderlo come base primaria e va appunto a rendere molto più semplice la sfumatura poi con gli altri colori. Mi sono dimenticata i primer per occhi, il primer per occhi in eccellenza per me è l'Urban Decay Primer Potion, poi ho anche quelli della Elf, ma sinceramente non è che mi ispirano più di tanto. Gli ultimi tre che ho preso, anzi due, quelli appunto con delle colorazioni un po' più strane, sono veramente pessimi, non hanno niente a che fare con un primer per occhi, davvero. Poi la questione si fa più difficile per quanto riguarda i mascara, perché di mascara ne ho veramente tanti e me ne piacciono altrettanto. Allora, cosa dire? Cerco di prenderli e farveli vedere magari uno a uno. Per quanto riguarda i mascara colorati, sicuramente questo di Saint Laurent, che è il Volume Effect False Shield, vabbè, ciglia finte. Questo è il color borgogna, che mi piace molto quando appunto vado a stenderlo, perché dà un effetto di occhio più verde. Quindi veramente molto buono, anche la formulazione è ottima, allunga veramente bene le ciglia, li volumizza, fa un ottimo lavoro. Poi mi piace molto anche questo della Kinwell, che è quello fatto a pallina, perché anche questo fa veramente un ottimo lavoro. Ve l'ho fatto vedere anche questo qui sempre, e spero appunto di riuscire a mettervi magari i collegamenti a tutti i video in cui vi parlo dei prodotti di cui vi sto parlando. Che giro di parole. Poi mi è piaciuto molto anche questo di Maybelline, il ciglia finte, quello con il pizzo disegnato, che ha questo scovolino fatto in questo modo con delle fibrette all'interno, e anche questo dava un bellissimo effetto. Un altro prodotto è questo della NYX Makeup, quello trovato all'interno della Glossy Box con lo scovolino in silicone, anche questo fa, è quello che ho su adesso, e fa delle ciglia che mi piacciono veramente molto. E poi questo di Deborah, l'Absolute Eye Tech, anche questo con lo scovolino in silicone fatto in questo modo strano. Anche questo veramente utilizzato tantissimo, perché mi piaceva molto. E poi questo è sempre un prodotto che ho utilizzato veramente tantissimo per la sua versatilità. Questo è quello che è simile a quello di MAC con il doppio scovolino, quindi per un effetto, per la definizione lo scovolino numero 1 e per il volume lo scovolino numero 2. Sono le due fasi del mascara, dove il secondo è uno scovolino più cicciotto che preleva molto più prodotto. Mi stavo appunto dimenticando quello che ho utilizzato veramente tanto, soprattutto quando vado a lavoro, perché è un mascara di quelli che non fa delle ciglia troppo finte e drammatiche, ma comunque riesce a separarle bene e dà un bel effetto naturale, nello stesso tempo riesce a valorizzare l'occhio però. E questo è quello di Bella Oggi, si chiama la Sharp and Curve, ed è questo, ha questo scovolino qua, campanello, andrò a rispondere, che appunto da una parte ha delle ciglia un po' più sottili e dall'altra, cioè delle setole più sottili e dall'altra più lunghe. E per finire passo coi prodotti per le labbra. In primis il Labbra Cadabra, che è un esfoliante labbra con i cristalli di zucchero rosa, che io adoro, e non so se vedete, in pratica l'ho mangiato, ma in realtà lo mangio, cioè non so se si può, però probabilmente sì, perché sono aromi e zucchero, quindi l'azione esfoliante è proprio dello zucchero, però è veramente buonissimo, ha un profumo
caramellato che a me fa impazzire davvero. E questo qui è appunto quello della Lush. Vorrei provare, cioè andrò a provare sicuramente anche quello, comprerò quello con i cristallini scoppiettanti, perché secondo me deve essere buono anche quello. Poi rossetti, categoria dei rossetti in generale, i rossetti pupa perché mi piace la loro consistenza. Questa ad esempio era una colorazione di una collezione, cioè comunque 5-6 collezioni fa probabilmente, ed è un nude un po' scuretto, però veramente molto molto buono, mi piace come stanno sulle labbra. Se no della collezione invece primaverile mi sembra c'era questo colore qua che mi è piaciuto molto, era un colore un po' acceso appunto che va bene per la primavera estate. Poi il rossetto MAC che possiedo, che è un lustre del Sea Sheer, che ha questa colorazione qui, questo sicuramente. I rossi in generale e i fucsia, questo che è molto forte ed è della Deborah della linea Milano Red mi sembra. Questo è un fucsia veramente molto forte, anche questo qui l'ho fatto vedere in qualche video ed è questo colore qua, molto pieno, molto scrivente, veramente molto bello. E poi invece i lip gloss rossetti, tipo questo in pratica, questo della Bourjois, che è appunto una tinta per labbra. Questa è la colorazione, ed eccola qua, sempre un rosa rosso. Questo di Madina, che è un rosso molto pieno, forse anche fin troppo, ed è un lip gloss sì, ma è veramente molto coprente, ed è questo colore rosso sangue, ecco. Questo della Miss Broadway, sempre colori veramente molto simili, ma che utilizzo molto spesso. E questo qua. E poi invece i lip gloss nude sono questo della Bella Oggi, si chiama 3D Light Gloss, è un gloss nude quasi trasparente con dei brillantini all'interno. Ed è questo colore qua, che ha un effetto veramente naturale sulle labbra. E poi questo della Lily Lolo, che è Whisper, che appunto, se non per il profumo cioccolatoso che a me non piace, la colorazione è veramente molto bella anche sulle labbra, molto nude, molto molto carina. E poi appunto adesso ho voluto prendere questo di Kiko, che secondo me utilizzerò veramente tanto. E questi sono stati quindi i prodotti migliori per quanto riguarda il make up del 2011. Vi chiedo appunto, se volete, di lasciare un video risposta a questo video, in modo tale appunto da farmi vedere i vostri preferiti del 2011 e magari anche quelli che invece sconsigliate. E se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela qua sotto. Vi lascio al prossimo video, vi saluto, un bacione, ciao.